Confermato il sequestro preventivo di beni all'ex direttore marketing della mostra d'Oltremare, evidenziato il danno erariale. Molti comuni del Napoletano e del Salernitano al ballottaggio, le urne hanno espresso i loro verdetti. A Nola sarà ballottaggio tra Domenico Vitale e Geremia Biancardi, sfida tutta interna al centrodestra. Ballottaggio previsto anche a Marigliano tra Papa e Sorrentino, già 13 seggi alla coalizione di centrodestra. A Liveri Raffaele Coppola riconfermato sindaco, proclamazione degli eletti questa mattina nell'aula consiliare. Movimento di protesta in via Taurana ad Angri per l'inquinamento acustico e ambientale. I residenti insorgono contro il silenzio delle istituzioni. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo una breve pausa. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. La Corte dei Conti ha confermato il sequestro preventivo di beni per 160.000 euro a carico dell'ex direttore marketing della mostra d'Oltremare, evidenziato il danno erariale. Seguiamo il servizio di apertura. La Corte dei Conti conferma il sequestro di beni per 160.000 euro a carico dell'ex direttore marketing della mostra d'Oltremare di Napoli, già sottoposto al regime carcerario nel 2013 insieme alla compagna e al fratello. Secondo l'accusa, avevano posto in essere una serie di condotte illecite finalizzate a veicolare commesse dell'ente fieristico napoletano verso imprese a loro riconducibili. La sezione giurisdizionale ha confermato la natura pubblica della mostra e la responsabilità per danno erariale dei dirigenti che al tempo dei fatti in contestazione la gestivano. Particolarmente significativo è il fatto che il giudice contabile abbia riconosciuto come la mostra d'Oltremare sia tenuta al rispetto della normativa pubblicistica afferente tanto agli appalti quanto alla trasparenza e all'imparzialità dei suoi amministratori. Un carabiniere si è tolto la vita nella sua auto in via Santa Maria ad Angri. A lanciare l'allarme alcuni residenti della zona. Sul posto sono giunti i militari della locale stazione e i colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il militare, originario di Catania ma residente ad Angri, prestava servizio al comando di Salerno. Sono oltre 40 le zone del quartiere di Ponticelli di Napoli dove il clan De Micco spacciava hashish, cocaina e amnesia. La squadra mobile della Questura di Napoli ha arrestato oggi 12 persone ritenute affiliate del clan. I suoi affiliati più devoti si facevano tatuare addosso il suo soprannome Bodo. E torniamo a parlare di elezioni, le urne hanno espresso i loro verdetti. Molti comuni dovranno ricorrere al turno di ballottaggio per eleggere il primo cittadino. La situazione in alcune città del comprensorio napoletano e salernitano. Vediamo. Comuni al ballottaggio. La frantumazione del centrodestra ha generato una suddivisione della forza voto, generando un confronto tra candidati della stessa linea politica. Domenica 8 giugno si deciderà per l'ultimo atto, quello che darà un sindaco a molte comunità chiamate al voto domenica scorsa. A Marigliano l'unità del centrodestra ha portato Papa a sfidare Sorrentino con il premio di maggioranza già in tasca, avendo le sue liste ottenuto il 50,72%. A Pompei i cittadini dovranno decidere tra Uliano e Gallo, separati da poco più di 400 voti. A Sant'Anastasia 7.148 preferenze hanno portato al 42,21% il candidato Abete, che si scontrerà con De Simone sostenuto da 4.061 voti. 10.429 preferenze non sono bastati a Pasquale Piccolo, candidato sindaco a Somma Vesuviana. Meglio fanno le liste della coalizione, che agganciano il premio di maggioranza con il 51,36%. A sfidarlo sarà Antonio Granato, fermo al 27,89%. È arrivato a sfiorare la vittoria diretta Ciro Borriello a Torre del Greco, un 49,64 determinato da 23.943 preferenze. In ballottaggio dovrà vedersela con Loredana Raia al 31,47%.
Nell'Agro Nocerino al voto due grandi comuni. A Pagani sarà sfida interna al centrodestra tra Salvatore Bottone e Massimo D'Onofrio, così come a Sarno, dove Giuseppe Canfora se la vedrà con Antonio Crescenzo. In entrambi i comuni un centrodestra unito avrebbe espresso il sindaco al primo turno, mentre il ballottaggio appare equilibrato e dall'esito incerto. Sarà una sfida tutta interna al centrodestra. Annola, Biancardi e Vitale daranno vita al turno di ballottaggio, dovendo contare su alleanze e apparentamenti. Vediamo. Nola avrà un sindaco di centrodestra e questa è l'unica certezza attuale che è scaturita dalle urne dopo il voto di domenica scorsa, con una coalizione frantumata in tre tronconi che insieme avrebbe ottenuto 18.099 preferenze con un più 3.529 voti rispetto al 2009, con Biancardi che vinse al primo turno con 14.570 preferenze. Non ci fu partita, mentre adesso, pur avendo rafforzato la presenza in città, il centrodestra si sfiderà. Biancardi contro Vitale, confermare gran parte dell'amministrazione uscente o rinnovare il Consiglio lasciando fuori i candidati anche al terzo mandato. Questa la realtà in cui la città sarà chiamata a scegliere, ma un ruolo importante lo faranno gli apparentamenti e le alleanze, la cui definizione non appare scontata. In teoria, in un tutti contro Biancardi, Arturo Cutolo dovrebbe sostenere Vitale, ma le incognite restano. Il centro-sinistra potrebbe lasciare liberi i propri elettori, ma sono proprio i voti catalizzati da Maria Franca Tripaldi a poter fare la differenza in un ballottaggio che vede favorito il sindaco uscente. Alcuni esponenti del comitato di lotta Cassintegrati e licenziati dello stabilimento Fiat di Pomigliano si sono stesi sull'asfalto stamani davanti al polo logistico del Lingotto a Nola, dipingendosi addome e braccia con vernice rossa e mimando la morte. I manifestanti hanno voluto così ricordare gli operai in cassa integrazione che si sono tolti la vita in questi mesi, ultima Maria Baratto che si è uccisa la scorsa settimana nella sua casa di Acerra. Anche al comune di Marigliano si andrà al ballottaggio l'8 giugno per la definizione del nuovo consiglio comunale. Sulle risultanze del primo turno già attribuiti 13 seggi consiliari alla coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Michele Papa. Lo sfidante di Papa per il secondo turno è Sebastiano Sorrentino, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Per noi Gianni Amodeo. Le linee portanti della configurazione del civico consesso per il ciclo amministrativo 2014-2019 sono state definite nel primo turno elettorale di domenica scorsa a Marigliano, linee per le quali 13 seggi consiliari sono già appannaggio della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di sindaco per il professore Michele Papa. E resta da definire l'assegnazione di altri 11 seggi consiliari, riparto che sarà sancito dall'esito del ballottaggio dell'8 giugno, in cui Papa si misurerà con Sebastiano Sorrentino, imprenditore, la cui candidatura di sindaco è sostenuta dalla coalizione di centrosinistra. Un ballottaggio che assume evidenti valenze di profilo strettamente politico alla luce delle risultanze del primo turno con la coalizione di centrodestra attestata sulla soglia superiore al 50% dei voti, mentre alla coalizione di centrosinistra il corpo elettorale ha attribuito il 41% dei voti. Ma le dinamiche di ballottaggio sono imprevedibili e sfuggenti per i giochi delle alleanze aperte e trasversali e per nulla rese pubbliche che si determinano. Una partita aperta nelle urne che potrebbe essere vinta da Sebastiano Sorrentino, già consigliere regionale per 3 mandati consecutivi, acquisendo la guida del governo cittadino senza avere però la maggioranza consiliare. Una prospettiva su cui punta il centro-sinistra proprio per le valenze politiche del ballottaggio nel più generale contesto che ha visto premiato il Partito Democratico nelle elezioni europee anche in città. Una evenienza che Papa scongiura nella nota diffusa tra gli organi di informazione. Il candidato sindaco del centrodestra fa appello alla città perché sia confermato il voto del primo turno che ha espresso già una chiara volontà politica per la maggioranza nel governo della città.
Proclamazione degli eletti invece nell'aura consiliare questa mattina a Liveri per il sindaco Raffaele Coppola, inizia il nuovo ciclo amministrativo. Vediamo il servizio. A Liveri Raffaele Coppola si prepara a vivere il suo secondo mandato da sindaco del piccolo centro dell'area nolana. Le urne hanno sancito la sua vittoria su Crescenzo Muto della civica L'Altra Liveri. Coppola ha ricevuto 796 preferenze contro le 354 del suo avversario. Questa mattina la cerimonia di insediamento che darà quella continuità amministrativa per concretizzare quanto programmato nei primi 5 anni di mandato. Una soddisfazione per il giovane primo cittadino e per la sua squadra di governo. Sono stati premiati 5 anni di duro lavoro, perché la gente sceglie sempre bene e sceglie sempre con raziocinio. Il programma per il futuro è continuare a fare le buone cose che abbiamo portato avanti fino ad oggi e fare sempre di più. Lo slogan della mia campagna elettorale è stato: il meglio deve ancora venire. Ora lavoreremo questi 5 anni per tramutare questa promessa in una solida realtà. Picasso arriva a Sorrento e a partire da venerdì 30 maggio fino al 12 ottobre turisti e appassionati potranno ammirare a Villa Fiorentino opere provenienti da mezzo mondo, oltre 240 incisioni grafiche, 25 ceramiche, oli ed opere uniche per ricreare un breve viaggio tra le tecniche e gli stili utilizzati dall'artista durante la sua vita. Cresce il movimento di protesta in via Taurana ad Angri. Ordinanza sindacale disattesa e i residenti insorgono contro il silenzio delle istituzioni. Inquinamento acustico e ambientale con una polvere verdastra che sporca davanzali e balconi. Enzo Ruggero. Non si placa la protesta degli abitanti di via Taurana ad Angri, una lotta contro l'invadenza di due fabbriche che trattano rifiuti e che avrebbero generato l'inquinamento acustico e ambientale diffuso, con conseguente difficoltà per i residenti che abitano a ridosso degli opifici. Sono ormai 2 anni che il Comitato porta avanti la battaglia in difesa delle proprietà private. Abbiamo le scatole proprio piene. Qui se qualcuno non ci dà una mano a livello comunale, qualche giorno andiamo noi dal sindaco, che muoiono 7-8 famiglie, 10 famiglie con tutti i figli in via Taurana, non gliene frega proprio niente. Incominciando prima dall'istituzione che ci stanno ad Angri, perché ci marciano prima loro e tutti quelli che gli stanno dietro. Perché se non ci marciavano prima loro, il sindaco a quest'ora avrebbe detto a questo signore: caro mio, chiudi i battenti e vedi un po' dove devi andare. Questo signore qua dice: ma io fra 2-3 anni, ma noi fra 2-3 anni, questo signore. Non ci stiamo noi non ci stiamo più, lui ci sta, ma a scopo di che cosa? E l'inquinamento a non venire, non si può stare più un anno, fuori non si ci può stare. Io vorrei vedere al signor sindaco, lui cosa ne pensa di questa situazione qua. Però ce lo deve dire lui personalmente, infatti. Se voi per me dovete morire. Se è il coraggio. Noi ce l'abbiamo da vendere, nel nostro piccolo, 4 gatti ce l'abbiamo da vendere. Lui lo sa che con noi non la spunta. I disagi sono, oltre che ai rumori, che potrebbe essere la cosa meno rilevante, ma gli odori nauseanti dovuti al fatto che, oltre a non rispettare l'ordinanza che ha emesso lì il sindaco, il signore qui della fabbrica apre continuamente i finestroni per far uscire quegli odori nauseanti, forse perché all'interno veramente non è insopportabile. Infatti l'altro giorno, oltre a continuare a chiamare le forze dell'ordine, per far venire a verificare l'inosservanza sia dell'ordinanza sia dell'odore che è diventato ormai insostenibile, anche alla luce del fatto che l'estate gli insetti aumentano, le zanzare e tutto, ormai oltre ai problemi di maleodoranti ci sono anche problemi dovuti agli insetti che continuamente ci assillano. Agli stabilimenti sono stati imposti alcuni lavori di insonorizzazione da attuare, oltre ad alcune modifiche strutturali. In attesa che le opere vengano realizzate, il sindaco ha imposto un'ordinanza che stabilisce gli orari di lavorazione dalle 6 alle 22, ordinanza che non sarebbe stata mai rispettata. In data 20 maggio, parliamo di 7 giorni fa, è stata fatta un'ordinanza sindacale a quale imponeva alla ditta di osservare alcune regole, ma fino ad ora le cose si sono raddoppiate in modo negativo. Allora io vorrei fare un appello al sindaco: quando si fanno le ordinanze si deve anche accertare che vengono rispettate, se è inutile che le fa, diciamo. È una presa in giro prima per lui e poi per tutti i cittadini di Angri.
I lavori continuano, si procede oltre le 22. Vabbè, ho anche delle dimostrazioni fotografiche con gli orari che le posso dimostrare in tutte le sedi, che comunque inizia alle 5 del mattino e a mezzanotte, anche durante la notte, a notte inoltrate, lavora a pieno ritmo e con rumori che diciamo adesso si fanno ancora più consistenti, perché col venire della stagione iniziamo a stare un po' con le finestre aperte e quindi siamo tutti allo stremo, non ce la facciamo più. Rumori, odori nauseabondi minimizzati attraverso l'emissione di sostanze odoranti in atmosfera, ma anche polveri verdastre che si addensano su balconi e finestre. Una situazione insostenibile, supportata anche da una grossa dose di dubbi sulla legittimità della costruzione dello stesso opificio. Noi abbiamo il sospetto che questa fabbrica non dovrebbe proprio esistere, perché non ci sono, non è condonata, quindi all'inizio proprio non hanno avuto la concessione di questa fabbrica, è stata messa in secondo momento. Noi abbiamo fatto anche una richiesta per verificare se era tutto a posto, sempre per gli uffici e cose che evidentemente ci sono delle scamotage, hanno fatto un rilievo per un altro, hanno detto che hanno sbagliato, l'hanno ammesso. Quindi per noi questa fabbrica non dovrebbe esistere. Il sindaco sappi che noi non ci fermeremo qua, comunque andremo avanti, perché per noi questa fabbrica non dovrebbe esistere proprio, non deve esistere. Quindi io penso che, non lo so come hanno fatto, perché per il lotto e per i metri che c'erano di questa non poteva esistere, quindi non lo so come hanno fatto. Io credo che stiamo vivendo in un'anarchia completa. Le autostrade della comunicazione informatica, l'innovazione tecnologica e la competitività, le prospettive della banda larga e lo sviluppo delle aree interne, questi i filoni tematici del pubblico convegno in programma giovedì 29 maggio alle ore 18:30 nell'aula consiliare del Palazzo Comunale di Baiano. L'iniziativa è coordinata dal professore Gianni Amodeo e rientra nel programma Per conoscere del circolo socioculturale dell'incontro. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro, tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro, madia moderna a 299 euro, divano letto Doris a 649 euro, divano angolare a 1090 euro, camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.